Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è Massimo Re. Andiamo a fare un aggiornamento perché mesi fa noi vi abbiamo parlato del siamo al bottom, il 22 maggio. Vi abbiamo enunciato quali erano gli scenari che si erano presentati sia su indici americani che su Bitcoin. Andiamo a fare questo aggiornamento per vedere effettivamente come abbiamo identificato questo bottom temporaneo. Andiamo a studiare. Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è sempre Massimo Rea. Allora andiamo a fare appunto questo aggiornamento dove il 22 maggio vi abbiamo mostrato il 200 level, che per chi non lo conosce può andare a vedere appunto questo video, lo lasceremo linkato in descrizione ovviamente per poter vedere come funziona il 200 level. In pratica ci dice quante aziende sono al di sopra della media a 200 periodi, quindi quando siamo intorno all'11% come in questo caso. Significa che solo l'11% delle aziende del Nasdaq erano ancora al di sopra della media 200. E ogni volta che questo indicatore arriva a questo bottom, il Nasdaq è un bottom. Infatti, Nasdaq ci regala un bottom temporaneo per il momento. Ok, quindi anche questa volta l'indicatore del 200 level che ogni volta che entra qui dentro e poi vi rimbalza, come ha fatto in questo caso, possiamo notare che siamo a un bottom temporaneo. Per quanto riguarda invece di lungo, avevamo mostrato sempre nel video di cui sopra citato, questo qui, siamo al bottom, dove vi abbiamo mostrato a livello logaritmico il Nasdaq che di lungo aveva raggiunto la base di questa struttura e ci aspettavamo una reazione, come potete notare, dal nostro previsionale qui nel video precedente. E infatti il Nasdaq qui abbiamo avuto una reazione, come anche per quanto riguarda l'S&P che era arrivato alla sua mediana invece, non alla base, ma bensì alla sua mediana, dove c'è stata anche qui una reazione. Per quanto riguarda Bitcoin, avevamo identificato ovviamente il pitch di lungo e questo pitch qui che ha raggiunto la base, ovviamente, come abbiamo visto, non solo era anche in confluenza i POC maestri che, per chi ci segue già da un po', sa che noi siamo entrati al crollo Covid a 3008 quando ci fu questo mega scarico e ci portò al POC maestro in confluenza con il pitch. Stessa cosa è successo in questa fase qui dove ci portò fino alla base del pitch e al POC maestro che adesso ci ha dato un bottom temporaneo. Sarà questo il bottom definitivo? Non possiamo saperlo, soprattutto perché attualmente siamo entrati in recessione, quindi a livello tecnico, nonostante la Casa Bianca dica che non bastano due trimestri negativi per essere in recessione, ma a livello accademico lo siamo a tutti gli effetti. Il mercato che cosa sta scontando in questo momento? Sta scontando un'inflazione alta, che ce l'abbiamo già da un po', quindi è già apprezzata. Abbiamo un aumento dei tassi che è diventata più aggressiva perché la Fed attualmente sta aumentando i tassi di 75 punti base, quindi per il momento è sicuramente un dato da tener conto. Il terzo fattore che si è appena presentato, ovviamente, è il fatto che siamo entrati in recessione, che però sono mesi che lo si attende e adesso è arrivata la conferma. Tutto ciò significa che ogni cosa che sta avvenendo è già stato prezzato dal mercato. Il mercato guarda sempre in avanti, almeno 6 mesi in avanti, e il mercato ritiene che almeno tra 6 mesi l'inflazione probabilmente sarà più bassa. Ritiene che i tassi saranno meno aggressivi e ritiene che probabilmente la recessione sarà meno impattante. Ecco perché abbiamo visto temporaneamente vedere un recupero da parte degli indici. Questo però, ragazzi, non è sintomo di ripartenza perché l'ultima volta che ci siamo visti, sapete benissimo che vi abbiamo parlato delle trappole che trovate sul nostro canale Bull Trap. Scrivere sul nostro canale Bull Trap e trovate questo video qui che vi spiega esattamente perché qui è venuto tutto giù, quindi vi invitiamo ad andarla a guardare. Qui che cosa era successo? Ovviamente eravamo arrivati al massimo accumulo di tutta quest'area. Questo accumulo ha fatto sì che una volta toccato il POC per 2 volte di seguito siamo stati rigettati creando questo ulteriore scarico. Ora dove stiamo andando a sbattere? Ve lo faccio rivedere. Stiamo andando a sbattere esattamente al POC maestro.
dove ci ha già rigettati la prima volta e siamo adesso alla seconda volta. Quindi occhio che non ci crea l'esatto scenario che si è creato qui. Quindi un ulteriore scarico come questo, che non ci venga a creare un ulteriore scarico come questo, perché potrebbe essere tranquillamente fattibile, essendo questo adesso il massimo accumulo che deve affrontare il prezzo. Questo sarà così, non sarà così, non lo può sapere nessuno. L'unica cosa che possiamo osservare è come si comporterà il prezzo a quest'area. Se andremo ad accumulare, darà delle conferme diverse rispetto a un rigetto di questo livello. Quindi occhio, perché siamo esattamente ai punti in cui è facile ritrovarsi con ulteriori gambe ribassiste. Vista la correlazione che c'è ovviamente tra indici e Bitcoin, significa che Bitcoin potrebbe tranquillamente sbattere anche qui a uno dei livelli di resistenza che troveremo e ritrovarci con ulteriori gambe ribassiste. Quindi tutto in questo momento si gioca a questi livelli che potrebbero dare reazioni violente se ci fossero motivazioni macro a giustificare questo tipo di atteggiamento, altrimenti vedremo il prezzo tentare di accumulare intorno a queste aree per tentare successivamente un recupero. Questo era il nostro aggiornamento, ragazzi. Vogliamo solo da voi un bel like di spollicciata per supportare il canale. Vi ringraziamo come sempre per essere passati. Qui è Massimo Rea, trader, investitore e sviluppatore dal 2001.